Interessa programma? Programma del processo? Giovanotto, andiamo col programma? Signori, programma? Signori, silenzio per cortesia! Silenzio! Silenzio, ho detto! Silenzio! Ha inizio la terza udienza del processo dell'omicidio in casa Smith. Avvocato Mason, a lei. Grazie, giudice. Vorrei invitare al banco dei testimoni la signorina Peggy Carrington, domestica di casa Smith. Signorina Peggy Carrington. Sì, sono qui, dietro la porta. Ah. Non riesco ad entrare, sono bloccata. Sì, è sempre sta porta bloccata che non si apre. Sono qui, aprite! Provi adesso. Ecco. Ecco. Buonasera. Signorina Carrington, giuri di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità? Dica me possino cecamme. Me possino cecamme. Vai! Mason, a lei. Grazie, giudice. Signorina Peggy Carrington, ci vuol dire il suo nome? Mi chiamo Peggy Carrington. E lei è sposata, signorina? No. E come mai non è sposata? Beh, perché, vedi, avvocato, ecco, io sono un po' come la figlia della sora Camilla, che tutti la vogliono e nessuno la piglia. Capisco, capisco. Dunque lei è la domestica di casa Smith? Sì. Da quanto tempo? Da circa 4 anni. Signorina Carrington, non pianga adesso. Ma non è adesso che si parla del morto? No, è dopo. Ah, scusi, caro. Prego, avvocato. Signorina Carrington, ci vuol dire quali erano le sue mansioni in casa Smith? Sì, io pulivo la casa. Nient'altro? Sì, mi occupavo anche della cucina. Signorina Carrington, cerchi di capirmi. Erano solo queste le sue mansioni? Ma sì, non capisco che cosa vuole insinuare, avvocato. Signorina Carrington, una bella stangona come lei non dovrebbe mentire. Ma io non mento, avvocato. Allora era o non era la domestica privata del signor Smith? Sì, lo ero, ma... Ma con mansioni speciali! Ma no, le ho detto che io pulivo la casa! E poi? E poi cucinavo! Sì, io, sì, ma queste sono risposte evasive! Chiunque può rispondere in questo modo! Vogliamo sapere per l'ultima volta quali erano le sue mansioni! Oh, per carità, avvocato, mi lasci in pace! Silenzio, per cortesia! Silenzio! O faccio sgomberare l'aula! Signori, la corte! La vedi la vedova? Sì. E allora dalle questi da parte mia. Di che l'amo sempre, hai capito? Bella cosciona, mica male pure te, eh? Ah! Oh! Che? Signorina Carrington, ci vuol dire esattamente di che cosa si occupava? Sì. Signorina Carrington, che cosa vogliamo fare? Facciamo le mani? No, dico, ci vuol dire esattamente di che cosa si occupava? Sì, io mi occupavo, è vero, soprattutto del signor Smith. Mi occupavo del signor Smith perché la signora Smith non gli voleva bene e allora ero io che mi preoccupavo di preparargli tutti i suoi piatti preferiti. E quali piatti preferiva? Come? No, dico, e quali piatti preferiva? Soprattutto la zuppa di pesce. Oh, la zuppa di pesce. E come la faceva col soffritto di cipolle? Aglio e cipolle. Aglio e cipolle. E ci metteva anche l'alloro? È la morte sua. Di chi? No, della zuppa di pesce. Silenzio, per cortesia. Silenzio, ho fatto scoperare l'aula. L'antifurto della mia macchina, scusate, scusate. Signorina Carrington, su, 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 si calmi adesso, si calmi, su. Una ragazza come lei, così carina, così garbata, con questo suo bel visino, così, sorrida, su. E lei è così carina, la sua sensibilità, su, questi begli occhioni che ha, questi bei fianchi, queste due cosce belle, questa pelle così lucida, così luminosa. Le sue labbra carnose. Avvocato? Io. Lei mi tenta! Mi turba! Ma se riesci mai a trovare un parquet? Jennifer, hai aspettato che io mi allontanassi
per tradirmi con Joe? Jimmy, non crederai mica che... Io, Jennifer. Jennifer è mia. Va bene? Che ti piaccia o no? Taci tu. O fai parlare la tua pistola. Lascialo, Jimmy. Lui è l'uomo per me. Fatto apposta per me. Se mi vuoi lasciare, dimmi almeno il perché. No, Joe. È finita così, senza un vero perché. Bisogna saper perdere, Jimmy. Non sempre si può vincere. Bene. Se le cose stanno così... Oggio! Siamo noi, ragazzi di oggi, noi! Con tutto il mondo davanti a noi! Addio! Voglio una vita spericolata. Voglio una vita come Steve McQueen. Bene! Bene! Avete ascoltato i motivi in gara per il Festival 1986? A questo punto ci colleghiamo con le nostre giurie per verificare le votazioni finali. Qualcuno in linea? Sì? Pronto? Pronto, chi parla? Pronto, questa è la regia esterna 1. Ah, buonasera, buonasera. È la giuria, sì. Bene, bene. È un po' emozionato il collega. Sì. Ci volete dire i risultati delle votazioni? I risultati delle votazioni, sì. Hanno così votato. Avvocato Perry Mason 34, la signorina Carrington 27, il giudice 18. Bene, bene. Ci sembra di capire che il vincitore è l'avvocato Mason. Tanti complimenti, venga pure. Tanti complimenti. Senti, come ci senti aver vinto il festival? Sono emozionato, la prima volta che vinco un festival. Bene, bene, le facciamo tanti auguri. Sai che porta fortuna vincere un festival? Speriamo. Speriamo, dice. Bene, allora noi ci diamo appuntamento alla prossima edizione. Intanto un cordiale saluto e sigla! Grazie, grazie.